Lucius Verginius Rufus, tradotto in italiano con Lucio Virginio Rufo, nacque nel 14 d.C. a Mediolanum, l'attuale Milano, da una famiglia di ceto equestre. Virginio Rufo era un comandante militare e nel 63 d.C., dopo un regolare cursus honorum, divenne console. Successivamente, nel 65 d.C., fu legatus a capo di 3 legioni romane nella Gallia Superiore, su ordine di Nerone, ovvero l'imperatore in quegli anni. Nel 68 ci fu una ribellione contro il governo di Nerone da parte della Gallia Lugudunense, che aveva a capo Gaio Giulio Vindice. Rufo si mosse contro Vindice per combatterlo e, giunto a Vesonzio, l'attuale Besançon, non avendo la città aperto le porte, Rufo l'assediò. A questo punto i soldati acclamarono ripetutamente Rufo imperatore, cercando di obbligarlo ad accettare l'incarico. Rufo però rifiutò, dichiarando che non avrebbe accettato quell'onore e fuggì dalla porta sul retro. Dopo l'avvento della dinastia dei Flavi, Rufo visse appartato e non partecipò più attivamente alla vita pubblica. Virginio Rufo morì all'età di 83 anni e la sua morte viene descritta da Plinio il Giovane. Infatti, egli narra che mentre Virginio si preparava un discorso di ringraziamento per l'imperatore, cadde a causa di un libro che aveva impugnato e che era troppo pesante. Si ruppe il femore e quest'ultimo, non essendo guarito adeguatamente, lo portò alla morte. La sua Laudatio funebris fu tenuta dal console Cornelio Tacito, che ottenne appunto la carica a seguito della morte di Virginio Rufo. Plinio il Giovane andò anche a descriverci la tomba di Virginio Rufo. Infatti, a seguito della sua visita, scrisse: "Subentra l'indignazione con la pietà che dopo 10 anni dalla morte i resti e la cenere giacciano trascurati, senza iscrizione, senza nome, mentre il suo ricordo si diffonde per la gloria in tutto il mondo. Ma quello aveva affidato e ha fatto attenzione che quel fatto divino e mortale fosse descritto con dei versi. Ixitus est Rufus, pulso qui vindice quondam imperium afferunt, non sibi, sed patre." Tradotto: qui fu posto Virginio Rufo, che cacciato un tempo vindice, assicurò l'impero non a sé, ma alla patria.